Dopo l'attacco militare della notte scorsa da parte degli USA in Siria, i riflettori del mondo saranno ancora più puntati su Lucca e sul sottosegretario USA Rex Tillerson, che alloggerà il principe di Piemonte di Viareggio. Il G7 di Lucca, secondo il ministro degli esteri Alfano, sarà la prima occasione per valutare la nuova situazione che si è creata in Medio Oriente. L'arrivo a Viareggio della delegazione americana ha già scatenato le reazioni dei gruppi della sinistra militante cittadina, che vedono nelle potenze capitalistiche la causa dei nuovi venti di guerra mondiali. 10 le sigle radicali versiliesi che saranno a Lucca lunedì pomeriggio per la manifestazione di protesta fuori dalle mura in nome della pace e del no al terrorismo. Domenica, invece, un pomeriggio di volantinaggio anti-USA di fronte a Royal per dire no alla militarizzazione della città. La questura ha dato come punto il Royal, come permesso, diciamo. E Viareggio è militarizzata, tutta questa ingente quantità di polizia, di forze dell'ordine, solo per una delegazione americana, quando invece potrebbe essere utilizzata per la sicurezza nel territorio, mi viene in mente. Quindi noi intanto faremo un volantinaggio di sensibilizzazione sul tema, per uscire dai soliti luoghi comuni, dalle retoriche che si trovano sui social tutti i giorni, e poi valuteremo. Comunque noi pensiamo di stare in una zona affollata in un pomeriggio che speriamo sia partecipe sia dalla cittadinanza sia dalla militanza, ma anche da chi è vicino al tema. Dovrebbero esserlo tutti.